La vita è una legge suprema, su cui niente e nessuno può niente. L'uomo è una costruzione di materia della terra, che per legge suprema obbedisce precisamente e totalmente a un processo ciclico di trasformazione. L'uomo nasce tramite processo biologico, originato da processo biologico terreno. Quindi vive di prodotti della terra, finché poi la terra si riprenderà all'uomo e lo reintegrerà in prodotto della terra. L'uomo è una costruzione di materia della terra ed è anche un generatore di energia, l'energia del pensiero. L'uomo la produce, ma la logica lo costringe entro certi limiti di sviluppo, entro la conoscenza, poiché la conoscenza stessa utilizza già più di ciò che la logica concede. E l'uomo vive solo tramite logica e agisce per logica e di logica. Una logica a raggio prevalentemente corto, formata da esigue quantità di deduzioni indotte dalla memoria. Quando il processo ricostruttivo di massa materiale umana si ferma, energia e massa materiale si dividono, tornando così materia alla materia ed energia all'energia.